Gianluca Fenucci, il nuovo allenatore della Fermana, si è presentato. Nella sala stampa dello stadio Recchioni di Fermo c'erano anche Fabio Massimo Conti, amministratore delegato e di fatto direttore sportivo della Fermana, Giorgio Fabiani, imprenditore, socio e forse anche sponsor del nuovo club, Emanuele Corradi e Sergio Rogante, dirigenti della vecchia Fermana e che confluiscono nel nuovo club. Inoltre c'era anche Walter Matacotta che torna alla Fermana dopo una parentesi al Monte Granaro. Voglio una squadra propositiva che giochi a calcio, sono state le prime parole di Fenucci, robusta in difesa e quadrata, ma che non si limiti a giocare in difesa e contropiede, anche se in qualche circostanza saremo costretti a farlo, giocando solo di ripartenze. Con Mariani, ufficializzato oggi, siamo a 6 giocatori, ma molti altri ne arriveranno. Valuteremo tutti i giocatori, sia over che under, sia di Fermana che del Montegranaro. Ma sappiate che prenderemo giocatori che sono forti in campo e fuori, ma forti anche dal profilo caratteriale, perché giocare a fermo non è la stessa cosa che giocare in posti come Monteurano, senza offesa per nessuno. Queste sono le prime parole di Fenucci che ascolteremo integralmente tra poco. Conti ha detto che il ritiro inizierà al massimo il 25 luglio, terminerà poco prima di Ferragosto e si farà in una località vicino Fermo e che il prossimo weekend ci sarà uno stage di giovani a Capodarco. Prima di andare ad ascoltare la conferenza stampa di Fenucci, ecco una carrellata sui primi ingaggi già ufficializzati dalla Fermana Football Club ad oggi sabato 12 luglio. Portiere Angelo Stefanini, nato nel 1989, lo scorso anno al Monte Granaro, 2 anni fa al Bassiano, Eccellenza Lazio. Difensori Savini e Labriola. Andrea Savini, classe 86, anconetano, ha al suo attivo 7 stagioni in Serie D con Tolentino, Fossombrone, Real Montecchio, Riccione e Civitanovese, più 1 anno di Serie C2 con il Fano, per un totale di 172 presenze in Serie D, 29 in C2. Lo scorso anno era al Monte Granaro, provincia Fermana. Mentre invece Claudio Labriola, 30 anni, 185 cm, è un difensore centrale con 190 presenze in C2, 12 in C1, 2 in Serie B svizzera e l'anno scorso 20 con l'Ancona in Serie D. Labriola ha iniziato con le giovanili della Sampdoria, durante le quali Gigi Cagni e Walter Novellino gli hanno fatto fare una ventina di panchine in Serie B e sono arrivate diverse convocazioni in azzurro con la nazionale Under 19. Ha fatto anche 11 gol in carriera, non male per un difensore campano di origine ma marchigiano ormai di adozione, visto che vive qui con la famiglia. Centrocampista Marcolini, nato nel 1985, 183 cm di altezza, ha collezionato in Serie D quasi 200 presenze e 10 gol con Fano, Recanatese, Unione Venezia e l'anno scorso alla Spal. Attaccanti Negro e Mariani. Giuseppe Negro, attaccante esterno classe 86, ultima stagione alla Maceratese, con 9 gol ed ex Jesina, dove è stato allenato da mister Fenucci. Negro ha all'attivo una presenza in Serie A con il Lecce, 42 in C2 e 96 in Serie D, 26 gol in carriera, di cui 2 in C2. Nel 2010-11 era con Fenucci alla Jesina, dove è andato in gol 13 volte ed era compagno di squadra di Walter Alexis Invernizzi, ex della Fermana di 3 anni fa, oggi approdato all'Arezzo. Infine, non ha bisogno di presentazioni, Francesco Mariani, il cui ritorno è stato ufficializzato proprio sabato mattina in occasione della conferenza stampa. Mariani ha 24 anni, 2 anni fa alla Fermana con 8 gol, quest'anno al Montegranaro, in precedenza esperienze in Serie D con Calenzano e San Gimignano, 55 presenze in totale e prima 2 presenze in C2 con il Prato. Dopo il mister arriva la conferma dal Montegranaro del fisioterapista Walter Cossi e dalla Fermana dell'addetto stampa Alessandro Eusebi. Ora ascoltiamo le prime parole di Gianluca Fenucci come allenatore della nuova Fermana Football Club. Faccio un po' il riepilogo di quello che è successo nei giorni scorsi insieme a tutti quanti i soci della Fermana Football Club. È stata presa questa decisione unanime di affidare la guida tecnica per la prossima stagione a mister Fenucci, che quest'anno ha condotto un ottimo campionato con la compagine di Chiaravalle, la Biagio Nazaro. E appunto, in seguito a 2 o 3 incontri con Giorgio Emanuele Corradi, con Presidente Vecchiola, è stata presa questa decisione e abbiamo subito iniziato a lavorare per l'allestimento della squadra che affronterà il campionato di Serie D il prossimo anno, che si preannuncia particolarmente, particolarmente difficile. Non partiamo a fare spenti senza fare grossi proclami.
perché sappiamo che sarà un campionato molto, molto difficoltoso, ci stanno squadre che stanno all'esterno degli organici importanti, ma per noi, soprattutto per la società, l'obiettivo primario da raggiungere è quello del mantenimento della categoria, visto che la prossima stagione, anche in virtù delle rivoluzioni che avverranno a livello calcistico, al panorama nazionale, il mantenimento della Serie D equivale alla vittoria di un campionato, perché poi la Serie G2 scomparirà e quindi la Serie D tornerà a essere quella che era la vecchia quarta serie, quindi da quinto campionato nazionale diventa più quarto. Pertanto il nostro obiettivo è quello di fare bene nel rispetto degli impegni e di quelle che sono le disponibilità economiche del budget che la società ha individuato. Pertanto noi siamo abituati a lavorare in questa direzione e sicuramente cercheremo di fare del nostro meglio a partire dal raduno, dove assaggeremo un po' le capacità dei ragazzi fuori quota, che sono ancora più importanti in Serie D rispetto a quelli che sono i vecchi, tra virgolette, visto che il regolamento impone di farne giocare 4, il prossimo anno saranno un 95, un 94, un 93, per chi non sapesse, e quindi è un aspetto su cui dovremo per forza di cose lavorare molto. Adesso voglio dare subito la parola al mister, che tanto vuoi stare qua per lui, non per me, per cui è giusto che facciate tutte le domande del caso. L'unica cosa che mi va di dire dall'inizio, poi lascio volentieri la parola a voi per eventuali domande, che sicuramente venire a Fermo con una società che è nuova, ma che comunque vive in un comprensorio dove il calcio vive e ha avuto anche grandi successi. In un comprensorio dove il calcio ha una storia, ha una tradizione molto importante, è una cosa che mi riempie d'orgoglio e l'ho già detto, e non è per piaggeria che lo dico. Credo che oltre ad altre 3 o 4 piazze nelle Marche, la Fermano, comunque Fermo, sia ambita da tutti i tecnici, da tutti i giocatori. E venire con una società così ben strutturata e così forte, non parlo solo economicamente, che è un discorso che mi compete poco, però sia organizzativamente che come passione, credo che sia una cosa che per me comunque rappresenta un successo. Quindi la Fermana la vedo, la nuova Fermana, insomma, la Fermana FC, la vedo come un punto d'arrivo per una carriera comunque che mi ha dato tante soddisfazioni, ma anche un punto di partenza, e giustamente credo che più che tante parole bisogna fare le cose con i fatti, bisogna dimostrare. Io sono abituato a mettermi in gioco tutti i giorni della mia vita, non solo sportiva, e credo che mettersi in gioco debba essere una caratteristica di tutti i giocatori che verranno alla Fermana. Darci dentro in maniera decisa, avere grandi motivazioni e da subito ricercare un'identità di squadra e di gruppo a cui tengo particolarmente, perché tutte le mie vittorie, tutti i miei successi sportivi sono nati da quello, da un'identità di squadra. Quando l'abbiamo raggiunta velocemente abbiamo avuto soddisfazioni, quando l'abbiamo raggiunta con fatica abbiamo avuto più problemi. Però fin da subito abbiamo cercato giocatori e comunque cercheremo nel lavoro quotidiano di acquisire questa identità di squadra, questa compattezza del gruppo, che sembra un ritornello che tutti snocciolano, però da allenatore credo che i gruppi veri non siano tutti, e che chi ce l'ha, chi riesce a costruirlo velocemente e comunque con basi solide
poi avrà anche campionati soddisfacenti. Under ci debbano volere un po' in tutti i ruoli, perché poi quando in un gruppo di 22-23, non so quelli che saremo, su per giù quel numero lì, non molti di più, anche se all'inizio credo che sia anche logico averne qualcuno in più, perché poi bisogna anche scegliere. Però nel gruppo che poi lavorerà quotidianamente, io credo che più di 22-23 persone non debbano essercene. Però in questo gruppo diciamo che almeno 10-12 saranno under. E è chiaro che le priorità, come dicevamo anche con il direttore, dovranno essere in alcuni ruoli, sì, però avere comunque un quadro della situazione degli under abbastanza completo in ogni reparto. Quello che cercheremo sicuramente di avere è, a parte uno o due portieri under, oltre che alla conferma che c'è stata di Stefanini, anche nei ruoli, diciamo, di difesa, sicuramente dovremmo avere, sia a livello di terzini destri che di terzini sinistri, almeno 3 o 4 under. E poi pensavo anche a centrocampo un paio e anche in attacco un paio, a prescindere poi dall'anno di nascita, che è importante, ma comunque non è decisivo. L'importante è acquisirne di buoni, perché se per esempio abbiamo, non so, riusciamo a prendere un portiere del 95, è chiaro che poi ci si aprono spiragli per far giocare i 94 e i 93 anche più avanti. Se non fosse così, bisogna adeguarsi. Però l'importante è che siano under, secondo me, intanto di buone qualità, prima umane e poi, insomma, morali e poi tecniche. E poi che, secondo me, abbiano un po' di personalità, perché devo dire la verità, questo vale anche per me che ho 52 anni, non credo che giocare a Fermo sia uguale a giocare con tutto il rispetto, a Monteurano o dove ho allenato, dove sono stato benissimo, dove ho fatto il mio primo anno di Serie D. Quindi non è una questione non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe, anzi è un'esaltazione anche di quelle realtà che faccio, però credo che giocare qua ci voglia un po' di personalità, e quella si acquisisce. Però è chiaro che non è che ci abbiamo 10 anni, ci abbiamo 9 mesi, quindi bisogna che si acquisisca velocemente, e ritengo che avercela proprio nel proprio bagaglio sia una qualità, insomma. Sarà facile trovarli così. Ma no, io penso che non sarà facilissimo, però è chiaro, noi vogliamo vedere anche i nostri, perché infatti faremo 2 o 3 giorni un paio di giorni sicuramente per vedere i nostri e quelli che abbiamo nella nostra orbita. Però io credo che alcuni ne abbiamo già un po'. Adesso non è forse corretto far nomi perché è ancora prematuro, però anche tra quelli che abbiamo individuato ne abbiamo alcuni che hanno comunque le caratteristiche che avevo elencato prima, caratteristiche morali, tecniche e psicologiche, che sarebbero queste qua della personalità. Per nostri intende sia quelli del Monteranaro che della vecchia Verbana, esaminerete tutti. Sì, esamineremo adesso, il direttore sta stilando un elenco, molti neanche li conosco, perché è giusto, sarà anche un piccolo banco di prova, anche se in 2 giorni o 3 giorni non è che faremo gli esami o daremo le patenti o le pagelle, Un'idea, insomma. però un'idea bisogna farla. Poi alcuni che conosco, che conosciamo, li cercheremo di prenderli, perché sono già giocatori che per esempio in Eccellenza o in Serie D hanno già fatto il loro, nonostante magari siano del 93, del 94 o del 95. Vabbè, una domanda che si pongono tutti i tifosi: della vecchia Fermana che ha vinto la Coppa Italia, esaminate qualcosa, prendete in esame qualcosa?
Io voglio essere onesto fino in fondo, come penso di essere anche all'interno dello spogliatoio, perché secondo me dirsi le cose in faccia, come si suol dire, o dire la verità è sempre un buon punto di partenza. Poi è chiaro che non sempre ci si riesce o si può, però in questo caso non credo che bisogna nascondersi. Secondo me ci sono buonissimi giocatori nella Fermana che ha vinto la Coppa Italia. Chiaramente era, tra virgolette, una società leggermente diversa, però a prescindere da questo credo che alcuni giocatori siano sicuramente da vagliare, da tenere in considerazione. Ne parlavamo anche stamattina col direttore, è probabile pure che vedremo alcune cose, però dico anche che magari, lo dico anche a ragion veduta, insomma, per esempio, non lo so, in certi ruoli è vero che l'esperienza conta, però contano anche altre qualità, secondo me. Quindi direi che non ci sono porte chiuse, però bisogna anche tenere presente alcune caratteristiche di squadra a cui accennavo e il fatto che sicuramente in campo ci saranno 4 under. Tanto per dire, se 2 giocatori esperti come aveva la Fermana, non li considero totalmente tra i titolari presunti, tra virgolette, magari è inutile che li tengo in organico, perché gente che ha una certa età non credo che debba essere, tra virgolette, svilita. Forse è più giusto che magari nel campionato che hanno fatto, tipo l'eccellenza, così trovino sistemazioni. Questo non significa, penso, mancare di rispetto a nessuno, significa solo essere chiari, avere delle idee e andare. Poi, ripeto, io, tanto per non far nome, Bozan l'ho avuto per esempio a Montecchio, nei pochi mesi che ci sono stato, a me era un buonissimo giocatore e mi diede anche una mano, tra virgolette, nello spogliatoio, però ci sono stato 3 mesi, quindi è un po' poco per... Quindi nessuna preclusione verso nessuno, però scelte che dipendono da me, dipendono anche, direi chiaramente, dalla società, perché in questo senso mi sento molto aziendalista, nel senso che credo che un allenatore deve pure fare delle richieste, ma deve anche lavorare in un'ottica comunque societaria, che non significa essere servili perché io non mi sento tale, o non significa dare ascolto per forza a quello che dice, no, una persona, però collaborare sì, cioè sapere che comunque credo che le società serie abbiano una, ripeto, abbiano un percorso che vogliono continuare anche negli anni, quindi non è che adesso, no, dobbiamo, tra virgolette, svenarci e poi magari tra 6 mesi essere in difficoltà. Io credo che le società serie pensano a tutto questo, pensano a ottemperare ai loro doveri e anche a chiedere delle cose all'allenatore che hanno. Chiaramente a me spetta il ruolo di equilibrare tutte queste situazioni compatibilmente con le mie idee, che sono abbastanza chiare, precise, ma ripeto, non ho preclusioni, perché anche dicevamo prima dei giovani, prima di decidere bisogna osservare molto attentamente, osservare, ascoltare, perché per me è molto importante anche ascoltare i miei dirigenti e le persone che ho vicino. Poi dopo, chiaro che a livello tecnico penso di essere, credo che mi abbiano chiamato per questo, per fare delle scelte. A scelte fatte, mister, che Fermana vedremo? Guarda, tra i centrocampisti due esterni che vanno, no, è un po' presto per dirlo, però la sua filosofia, sì, sarà che sarà la vecchiaia, o quasi, almeno a livello di calcio. Però io nel tempo sono diventato più coraggioso, prima facevo il portiere, da giocatore facevo il portiere, quindi massima attenzione alla difesa, e non mi interessava quello che facevano quelli davanti, o quasi, ma l'importante era che non beccavo gol. Però poi
da allenatore sono diventato meno egoista e sono diventato anche uno che, a cui piace vedere il calcio. Io sono un tifoso, o ero un tifoso del Bologna, quindi stavo già coi perdenti di partenza, perché il Bologna non vinceva mai, o non vince mai il campionato sicuramente. Però poi dopo ho smesso di essere un tifoso, sono un grande amante proprio del gioco, guardo tutte le partite possibili. E guardando le partite, sinceramente, mi diverto di più quando vedo una squadra che prova a giocare e che non sta solo sulle posizioni o non sta solo a guardare gli altri e magari sfrutta, che ne so, le ripartenze, che è un tipo di gioco pure quello che faremo pure noi in alcune circostanze. Però mi piacerebbe una squadra propositiva che provi ad attaccare quando è possibile. Poi è chiaro che anche quest'anno a Chiaravalle, ma anche con la Jesina per esempio, nell'anno della Serie D non prendemmo molti gol. Quest'anno siamo stati la miglior difesa, con la Jesina in Serie D fummo la terza o la quarta miglior difesa, però devo essere sincero, mi piacerebbe molto vedere che si segnino dei gol, perché secondo me il succo del calcio è quello, e per segnare dei gol credo che in una partita puoi affidarti a tante cose, ma in un campionato, in un progetto, devi provare a giocare meglio degli altri, che non sarà facile perché qua ci sono squadre forti. Però noi come squadra, quando parlavo di identità, è questo: cercheremo di avere un'identità di gioco, di affrontare gli avversari in maniera aperta, ma anche con una nostra filosofia, con una nostra predisposizione a giocare e possibilmente ad attaccare. Poi, se troveremo molta gente più forte di noi, ci adegueremo e magari aspetteremo e ripartiremo. Però mentalmente mi piacerebbe così. Mi serve fare una domanda che complementare a quella dell'amico collega Bartolomei. Visto che c'è, diciamo così, una convergenza tra due squadre, abbiamo parlato della Fermana e al di là dei nomi che poi abbiamo visto grazie al mercato, Savini, Stefanini, che cosa pensa di portarsi dal Montegranaro, se non in termini di nomi, ecco, di caratteristiche, visto che la squadra l'anno scorso l'ha già affrontata nelle classiche sfide di andata e ritorno al campionato e con l'appendice della finale regionale, quindi visto che l'ha esaminata da vicino anche per una sfida delicata, saprà delle caratteristiche che magari avvallerà anche. No, nell'ambito del campionato d'anno scorso, vabbè, a parte che in panchina c'era un maestro, per me e per tutti gli allenatori, penso, del comprensorio o anche di più. Però il Montegranaro, insomma, c'aveva delle caratteristiche secondo me abbastanza delineate e che poi hanno portato a una vittoria, quindi sarebbe stupido non arricchirsi di quell'esperienza. Devo anche dire che magari così concettualmente forse quella squadra era stata costruita proprio per essere una squadra molto quadrata, molto attenta in alcuni settori e magari non spettacolarissima in un altro settore, che è quello lì magari del gioco o dell'attacco. Però questo non è una critica, è una realtà. Se uno vede i fatti, questa è una realtà. Sta di fatto che anche in quella formazione lì, e poi credo che l'abbiamo già dimostrato perché alcune conferme lo sottolineano, ci sono degli elementi che secondo me possono tranquillamente far parte del nostro organico, perché sono elementi che sono affidabili, hanno quello che dicevo prima, anche una mentalità che si sposa un po' con le mie idee. Per esempio, vedevo anche il modo di sviluppare di alcuni giocatori che sicuramente sono già nel taccuino del direttore, con cui parleremo anche nei prossimi giorni. Alcuni tipo Savini sono stati già confermati, quindi altri potranno sicuramente esserlo nel giro di alcuni giorni, insomma. Ecco, poi magari è normale che davanti così saltava all'occhio, secondo me, poi dopo il Montegranaro ha vinto, cioè
è andato in Serie D, quindi ripeto, però secondo me saltava all'occhio che magari a livello offensivo forse mancava un terminale o comunque un giocatore con spiccate, e questo è un merito, perché vuol dire che se vinci e ti manca, vuol dire che chi l'ha costruita voleva così e voleva magari fare più movimento, sfruttare più, no, alcune caratteristiche dei giocatori che c'erano. Infatti mi pare che sia la squadra in cui sono andati in gol tutti i giocatori. Sì, sì, questo sì, significa sì, che sì, partecipavano sì, tutti all'azione, partecipavano al gioco. E ripeto, c'erano giocatori importanti in tutti i settori del campo. Quindi, paradossalmente, purtroppo ti dico, di grandi ne dobbiamo avere meno che l'anno scorso, perché giocano il doppio degli junior rispetto all'anno scorso. Però i grandi, ripeto, sono buonissimi sia dell'ex Montegranaro che dell'ex Fermana. È chiaro che poi dopo bisogna fare delle scelte, anche compatibilmente a quello che uno vuole sviluppare dentro al campo. C'è una data di massima per l'inizio del ritiro, preparazione? Allora, avevamo deciso il 24-25, adesso comunque il massimo sarà il 25 pomeriggio, poi io sono abituato a fare i primi tre giorni, anzi siamo un po' in ritardo, dopo al direttore gliela lascio. Ai giocatori che ci sono do una specie di pre-preparazione che consiste nello svolgimento di tre quarti d'ora al giorno per una settimana. E poi quando ci vediamo, però so che tanto non ci sono più i casi tipo me che sono in sovrappeso. Ci sono... Sicuro che dire, non ci possiamo fare la maglia verde. Vabbè. Cammineremo insieme se c'è voglia. E dicevo, però per mettere un po' al pari tutti i primi tre giorni faccio un lavoro sostanzialmente non pesantissimo, anche se sempre anche con l'apparizione della palla fin dal primo giorno. Poi diciamo che da lunedì, questo è giovedì, venerdì e sabato in teoria, poi dal lunedì successivo si lavorerà due volte al giorno per un periodo che andrà su per giù fino all'immediato, fino a Ferragosto insomma. E è quello il periodo in cui secondo me si forgiano le squadre e anche i gruppi, e ecco perché è importante magari stare insieme e avere comunque già delle idee di partenza. La selezione dei giovani è confermata? Per sì, c'ho solo un piccolo problema, lo dicevo prima a Tacotta, non faremo venerdì ma sabato, perché venerdì, io giovedì torno da Firenze, venerdì devo fare una piccola visita che era già programmata da tre mesi, e sabato pomeriggio faremo questa cosa. A Capodarco, sabato e domenica. Faremo questo raduno di questi ragazzi, che alcuni conosco, altri no, quindi credo sia giusto. Anche lì non faremo chiaramente lavori pesantissimi, faremo soprattutto lavori tecnici e partite o comunque giochi di posizione, di squadra insomma.